La bella cosa è questo pubblico straordinario, questo grande calore che i ricchi e i poveri in ogni apparizione che loro hanno li accoglie veramente con grande entusiasmo. Ho capito che questa era la canzone fatta apposta per noi. L'abbiamo capito subito, infatti noi non siamo mai d'accordo, si chiama Bovini, sappiatelo. Non siamo mai d'accordo, è vero, mai. E in quel caso lì lui mi aveva mandato il provino sul telefono, non me l'ha mandato, ma dimmi un po' cosa ne pensi. Gli ho detto adesso che sa come mi fa sentire. Ho sentito questo pezzo, gli ho detto è meraviglioso, è vincente, mi fa, anch'io lo penso così. È nostro, grazie agli autori che sono stati veramente bravi, ce l'hanno, è come averci fatto un cappottino su misura. Ma guarda, grazie. Ce ne sono stati tanti treni, alcuni purtroppo abbiamo sbagliato a non prenderli, ma succede nella vita. L'importante è aspettare il treno giusto e decidersi e buttarsi dentro. Scendiamo in pista o non scendiamo? Scendiamo. A noi ci hanno aiutato molte persone, devo dire, siamo stati fortunati, da Fabrizio De André a Franco Califano, a tantissimi che ci hanno aiutato. Franco Califano poi è stato proprio determinante, perché è quello che ci ha poi portati a Sanremo. Ma Califano, forse uno dei tre più giusti. Ma un treno ultimamente più giusto è stato forse quello che abbiamo preso per Sanremo nuovamente nell'81. Ma tutti i treni sono perché ti amo. Tutti, scusa se interrompo, ma sì, come mi metto? Non ti scuso mai io. La dimentico. Ok. Vabbè, dai, intanto ci accavaliamo un po', anche cantando ci accavaliamo. Sì, però sono duetti, quelli sono due tonalità diverse. Sì, dicevo che ogni treno è buono, l'importante è prendere il treno. E poi dove si fermate, ci sono un po' più di fermate, si fanno le fermate. E poi si prenderà l'altro, mai scoraggiarsi, mai. Perché il treno ti può aspettare, ma non tutta la vita.